Quello che sono felice oggi è Janovarman di Laos, o lo Laos, o lo in francese. In Francia è la più lunga apparizione della Madonna, fino adesso appare per 51 anni. La apparizione iniziò nel 1964 a una pastorella francese, Bernadette Roncurel, e fino a quando lei muore nel 1718, cioè è morta perché lei è morta, il padre è la Madonna, ovviamente, con San Giuseppe e Gesù Crocifisso e anche degli angeli. Questa apparizione della Chiesa ha conosciuto ufficialmente. E probabilmente la Madonna a lei non ha chiesto mai di farsi suora. Quello che è strano è che apparve anche, qualche volta anche dice la veggente Bernadette Roncurel, apparve anche in silenzio. E penso questo, no? Io come conoscevo questa apparizione, ma sto contento perché non conoscevo bene, primo, e secondo, ecco, è la più lunga fino adesso, Medjugorje comunque sta arrivando, penso, e praticamente, cioè, si sono mio compleanno, penso sia una cosa bellissima, no? C'è alcune cose che io non conosco, comunque dopo le aggiungo con uno scritto che è molto più facile. Chiediamo alla Madonna, a Novembre, Madonna di Laos in Francia, chiediamo proprio fatto il dono della fede, che possa la Madonna, ecco, a fine mese di maggio, convertire me, il compleanno ovviamente, ma anche convertire voi che ascoltate, perché vuol dire che siete convertiti, scusate, però è così, e anche porta la pace, no? Perché la fine non è servono di pace, no? Quello che colpisce è che gli ultimi, partendo da Dubac e anche da lei, a Laos, Dubac, non entra nel mondo in tempi difficili, no? E le persone si proseguono ormai da 250 anni praticamente. Non è costantemente appare, no? Appare con messaggi concreti che sono quelli di pace, di conversione, di preghiera, e c'è un disegno di Dio, come perché allora qui alcuni vedono, è difficile capire, no? Poi legge una costante nell'apparizione della Madonna di oltre 50 anni, si vede come lei appare a persone semplici, in luoghi isolati, messaggi concreti, dove, ecco, la pace arriva. Quello che colpisce, potrebbe riflettere questo, ma io dico così senza causa, senza certezze, poi c'è la linea della Madonna che appare come non ci porta Gesù. Voglio pensare che non ci prepara per il secondo avvento di Cristo. Lei prepara la strada di Gesù in modo diverso, non come il primo avvento, cui lei cresce lo Spirito Santo, su lei appare una storia, in 250 anni, perché i tempi di Dio sono tempi lunghi, in cui ci vuole preparare per il secondo avvento di Cristo. È vero, non lo sappiamo. E io essere chiaro, solo Dio padre sa quanto. Molti dicono che sono come dei segni, parli dei segni dei tempi, no? La pandemia, la guerra in Russia, Ucraina, che adesso ha fatto anche il grano, in modo indiretto, cioè, influirà anche sulla fame del paese del mondo, perché se questo grano si sblocca, nell'Africa morirà di fame, sicuramente i paesi proprio sono sempre come per primi. E allora la cosa si aggrava la fame, si aggrava il conflitto, dopo anche il fatto che le armi vengono date in continuazione, non c'è nessun limite, perché non ho mai visto, quando io sono 60 anni oggi, che sono diversi e passano mai di pace, no? Questo è evidente, molto chiaro, no? E allora in questo leggiamo qualcosa apocalittico, non lo so, nessuno sa dirlo, solo Dio sa dirlo. E poi noi ci affidiamo al Signore, alla Madonna di Laos, al tempo che è fatta volontà di Dio, e che la Madonna è presente, lei schiaccia la testa al demonio, lei vince comunque, Immacolata vince sempre, sempre. Ci affidiamo a lei per la pace del mondo. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Benedica onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona giornata. Aperta per me oggi, per la preghiera.